parola alla consigliera Raggi. Grazie Presidente. Non mi dilungherò sui commenti che i miei colleghi hanno già fatto, peraltro con dovizia di particolari, cifre, numeri, per non ripetere tutto quello che è stato detto, e continuo a leggere le numerose mail che ci sono arrivate alla casella di posta, caro Sindaco. Inizio con tre mail particolari, sono state scritte da bambini, in alcuni casi dai genitori dei bambini. La prima: caro Sindaco, perché non togli queste macchine che puzzano e inquinano e sporcano tutto? Possiamo andare con le biciclette, il treno, la metropolitana, gli autobus, i tram e le macchine elettriche. Così c'è meno puzza e le biciclette hanno la strada libera. Poi dovresti pulire i parchi che hanno le altalene rotte e i giochi sporchi con le scritte e i pezzi di vetro delle bottiglie. E anche le strade sono sporche e vanno lavate e hanno le buche e vanno aggiustate. Ma non è che devi fare tutto tu. Io ti aiuto. Posso pulire lo scivolo. Matteo, 5 anni. Caro Sindaco, sono un bambino di 8 anni e vivo a Ottavia. Vorrei che il mio quartiere fosse più pulito e che si rispettassero le leggi della strada. Infatti, quando attraverso la strada per andare a scuola, spesso alcune macchine non si fermano, anche se il semaforo è rosso. E poi, anche quando cammino sul marciapiede per andare a scuola, vedo tanta spazzatura e cose buttate per terra come lattine e giornali. Presidente, chiedo se è possibile un po' più di silenzio in aula. Grazie. Un attimo, consigliere Raggi. Intanto c'è quel gruppo in fondo con il consigliere Stefano che è pregato di accomodarsi e di non parlare e di non disturbare l'intervento della consigliera Raggi. Quindi, consigliera, si rivolga anche lei al suo collega di 5 Stelle. Grazie, Presidente. Non credo fossero solo loro, comunque ha fatto benissimo a richiamare. E poi anche quando cammino sul marciapiede per andare a scuola vedo tanta spazzatura e cose buttate per terra come lattine e giornali. Anche il parco vicino casa mia è sempre pieno di spazzatura e di bottiglie di vetro rotte. Poi nella mia scuola ci danno del cibo che non è tanto buono. Vorrei che non si tagliassero più gli alberi per costruire i palazzi e che ci fossero più prati verdi dove correre e giocare. Grazie e buon lavoro e buona giornata da Federico. Parole semplici, ingenue e tanto vere. Siamo Anna e Luca Cerisola, di 11 e 8 anni. Chiediamo al sindaco di spendere bene i soldi del comune, facendo fare i lavori ai più bravi e non agli amici e controllando che non costino troppo. I soldi vanno usati per spese giuste, per gli asili, per aggiustare le scuole, per fare piste ciclabili vere da usare per andare a scuola o dagli amici, e non stradine rosse alle quali arrivare solo in macchina, per giardini vicino alle case e non parchi giochi enormi costruiti distruggendo boschi o una bella campagna. Sappiamo che dai rifiuti si ricavano materie prime preziose, chiediamo una raccolta differenziata fatta bene di casa in casa. Chiediamo più vigili urbani a controllare per strada. Siamo bambini ma siamo severi con chi promette e dice bugie. Grazie. Scritto su dettatura dei figli Anna e Luca da Daniela e Marco Cerisola, Roma. Presidente, prima di continuare vorrei sapere se è possibile sospendere nell'attesa dell'arrivo dell'assessore scozzese al bilancio. Oltre infatti all'assenza della maggioranza, l'assenza dell'assessore mi sembra piuttosto grave. Può chiamarla per favore? Sì, no, a parte l'onorevole Corsetti, Erika Battaglia e la collega Proietti Cesaretti. Aspetti, consigliere Raggi, ho chiesto di prendere posto alle persone lì in fondo, onde evitare problemi. Così la facciamo parlare. Il mio tempo è sospeso, vero? Sta sospendendo. Due minuti sono sospesi, però io chiedo alle persone di accomodarsi ai posti a sedere, perché è ora di finirla con questo chiacchiericcio. Grazie. E chi non lo fa se ne va immediatamente dall'aula. Per l'assessore, presidente, cosa mi dice? Lo stanno chiamando.
Sono andati a chiamarlo. Allora sospendiamo un attimo in attesa dell'arrivo, se per lei va bene, va bene? Prendo il tempo, grazie. Grazie Presidente, tuttavia essendo in discussione di bilancio non le sfuggirà che l'assessore competente. Ma lei non sta parlando di bilancio, sta leggendo delle lettere, quindi sì, delle lettere per che parlano di servizi, io vado avanti, nulla. Non si preoccupi, interventi mi faccia sono, parlare Presidente, sono perché per il bilancio. È il mio intervento, sto parlando di servizi e non sono io che ne parlo, ma sono i cittadini, i servizi che comunque attengono al bilancio, quindi se io chiedo la presenza dell'assessore al bilancio come è previsto nel regolamento, l'assessore dovrebbe stare qui. Se lei mi dice che mi devo accontentare degli altri due, quando io mi accontento. Quando si vota l'assessore deve stare non qui. Dice, il regolamento non dice questo, lo legga Presidente. Detto ciò, altra lettera, AAA cerco casa. Egregio signor sindaco, le scrivo per un problema che riguarda mio figlio, che siccome si dovrebbe sposare ha bisogno di trovare casa. Lui non la trova e così non si sposa. Mia moglie sarebbe anche contenta ad averlo sempre con noi, ma io dico che a 35 anni potrebbe anche essere arrivato il momento di andare ad abitare per conto proprio. Ora è questo il punto. A comprarla neppure se ne parla. La bolla del mercato immobiliare, così come dicono quelli bravi, sarà pure finita. Ma i prezzi delle case sono sempre alle stelle. Sarebbe da prendere in affitto, ma pure in questo caso non si scherza mica. Tra caparra, pigione, spese condominiali, come si fa a far quadrare i conti del bilancio familiare? Il problema è che noi abitiamo nel secondo municipio, una fortuna, siamo più centrali, però le case in vendita o in affitto hanno prezzi esorbitanti e non se ne esce. Mia moglie è contenta, io no. Ma allora mandi il figlio ad abitare in periferia, lì gli appartamenti costano meno. Ci sono state pure cooperative che li hanno costruiti a prezzi di favore, mi risponderà lei, se ci fosse. Eh no, perché mia moglie vuole stare vicino al figlio, il pensiero di fare un'ora di bus per andarlo a trovare proprio non le va giù. E ora vengo al punto. Un amico mio, uno ben informato, state attenti perché secondo me questa cosa la conoscete, mi ha detto che il Comune di Roma ha un sacco di appartamenti di proprietà che ha affittato a canoni ridicoli. Sempre il mio amico, ben informato perché conosce il fruttarolo sotto casa, che è un cugino che sta in politica, mi dice che molte di queste proprietà sono svendute per quattro baiocchi. Insomma, che il Comune se ne frega di incassare le somme che avrebbe diritto, perché o non è capace di stare dietro a tutti i beni a disposizione, oppure gli amici degli amici hanno sempre il trattamento privilegiato. Tanto paga Pantalone, dice sempre l'amico mio. Ma io non ho capito chi sia questo Pantalone e mi sa che mi sta prendendo in giro, insomma che la sola ce la stiamo prendendo noi. Lui mi ha detto che ci sono associazioni pure nel secondo municipio che hanno la disponibilità di appartamenti belli, grandi e pagano un affitto ridicolo. E così pure famiglie di ex portieri di scuole ormai in pensione, i portieri non le scuole, che ci stanno dentro. Anzi, sempre il mio amico, che è bene informato dal solito fruttarolo, mi dice che pure una sua associazione a Via dei Volsci sta in un bel palazzetto e paga un affitto di pochi soldi. Eppure che ci sono appartamenti affittati ad amanti di ex dirigenti del comune o al parente di qualche raccomandato politico. Tutti soldi sprecati, pure nel nostro municipio, che potrebbero essere impiegati per costruire nuove case per chi ne ha bisogno, dico io. Anzi, vuole sapere che mi ha detto? Acchiappa un politico e fatte raccomandare. Questo mi ha detto. No, però uno dei 5 Stelle, che quelli so caga puntini puntini. Stanno a fare pulci su tutto, perché non gli sta bene che se sprechino tutti questi soldi che so dei cittadini. Ahimè. Ora, caro sindaco, io so bene che tutta questa affittopoli non è roba sua, che dietro ci stanno anni e anni di intrallazzi di questi marpioni della politica, di funzionari del comune sprovveduti o corrotti. Insomma, che come si dice a Roma, è tutto magna magna. Ma è possibile, dico io, che in mezzo a tutti questi appartamenti non si riesce a trovare pure un buco per mio figlio e la futura moglie? Suo devotissimo. PS, se mi fa avere la lista degli immobili del municipio, la faccio vedere a mia moglie, così decidiamo quello più vicino a casa nostra. Grazie. Questa era carina, però. Gentile sindaco, ho appena effettuato il mio viaggio casa-lavoro su un mezzo pubblico in condizioni di promiscuità intollerabile e probabilmente l'ho già annoiata con questo incipit scontato, ma oggi Roma è baciata dal sole, per cui non mi manca il sorriso.
La seconda parte del viaggio l'ho fatta a piedi, come ogni giorno, un buon quarto d'ora a passo svelto, perché il secondo mezzo che mi porterebbe a destinazione spesso non passa e quando arriva non è possibile salirci su. Però a me piace molto camminare e riconosco che lo slalom fra buche e spazzature è comunque un ottimo esercizio. Ora poi i magnifici alberi che costeggiano il viale sono spogli, ma solo qualche settimana fa i marciapiedi erano costantemente ricoperti da un soffice e scivoloso tappeto di foglie. Io rido ma c'è da piangere. Io, caro sindaco, sorrido e mi tonifico ogni mattina. Sorrido perché amo vivere qui, ci sono nata e voglio restarci, ma fra qualche anno non avrò più l'età per nutrirmi di ironia. Avrò altri bisogni e mi domando come sarà la qualità della mia vita. Forse lei può rispondermi, visto che vuole restare fino al 2023. Dio ce ne scampi, lo dico io. Intanto nel pomeriggio porterò i miei bambini a giocare al parco del quartiere, quello più vicino a casa. Ormai hanno i loro amichetti fissi, fanno dei gran tornei di pallone anche se l'erba arriva a superare i 40 centimetri. Perché quest'anno ha piovuto molto, si è giustificato il presidente del municipio. Tra l'altro mi pare che qualcuno ormai tristemente noto si augurasse proprio queste piogge torrenziali. In qualche conversazione presunta privata. E fra un gol e l'altro si andranno a rinfrescare la fontanella, spero sia stata riaperta, passeggiando fra i rifiuti, tanti, fuori usciti dai cestini. Io li guarderò giocare, se sarò fortunata potrò conversare con la gente del mio quartiere seduta su una delle poche panchine rimaste intatte. Ce ne sono numerose lì dentro, distrutte da anni. Ma fanno arredamento. Lei si chiederà perché non li porto in un altro parco. Beh, la risposta è semplice, perché l'altro parco, un bellissimo parco, un tempo attrezzato, è stato disattrezzato. L'area giochi, costruita da un paio d'anni con un'ingente spesa, improvvisamente risultava fuori norma. E semi-abbandonato, nonostante una proposta di noi cittadini per rigenerarlo, approvata in municipio, che giace silente da più di un anno. Caro sindaco, potrei andare avanti a raccontarle le mie pene d'amore, perché confesso, io Roma la amo, ma non le voglio dire della cementificazione selvaggia che sta stravolgendo il mio quartiere. Tante nuove case, molte invendute, mentre il quartiere storico si spopola. Non voglio annoiarla raccontandole di un troncone di pista ciclabile in mezzo al nulla che dicono di voler costruire pagando la centinaia di migliaia di euro, ma che noi cittadini non consideriamo una priorità nel muro di gomma. Del muro di gomma quando ci chiediamo di essere informati, dello sportello antiusura che ha chiuso perché non ci sono i soldi. Non l'annoio oltre perché sono sicura che questi problemi sono comuni a tutti i municipi che a lei, sono certa, stanno a cuore. Le faccio una sola richiesta, iniziate a gestire questa meravigliosa città perché è evidente che Roma attualmente non è amministrata. No, non ho sbagliato il verbo, la capitale d'Italia non è gestita male, non è proprio gestita. Sicuramente da parte dei cittadini c'è un concorso di colpa, d'altra parte la cacca del cane siamo noi a non raccoglierla, non io, che raccolgo anche quella dei bambini quando gli scappa d'urgenza. La cartaccia la buttiamo noi, all'isola ecologica ci fa fatica andare, in doppia fila ci fermiamo noi e via discorrendo, d'accordo. Ma l'uomo è un animale sociale e per questo la civiltà e l'educazione non si possono demandare solo all'iniziativa del singolo. Le istituzioni hanno una grande responsabilità anche in questo, come un genitore che lascia il figlio vivere ma lo controlla e interviene per guidarlo. A Roma dov'è questo controllo? Viviamo ormai in una città sporca, faticosa, maleducata, incontrollata, che però continua a suscitare un sentimento di bellezza inequivocabile. È arrivato il momento di prendersene cura davvero, con intelligenza e senza iniziative di facciata, con un grande coraggio, ma quello vero, provando a spezzare le catene dell'illegalità e degli interessi collaterali. È difficile, molto, ma non impossibile. La vera vergogna è non provarci nemmeno, è ingannare tutti noi, che vi abbiamo messi lì a governare e amministrare questo magnifico animale millenario e che vediamo costantemente vuoti i banchi durante le assemblee capitoline. Noi che vi ascoltiamo e vediamo che non c'è dibattito, non c'è confronto. Ci sentiamo tutti presi in giro, ma siamo anche sicuri che non lo fate apposta, che mai vi sognereste di trattare così la vostra famiglia, i vostri soldi, la vostra casa. Dimostrateci allora che finora eravate solo distratti, con profonda speranza, Giovanna. Ancora, caro sindaco, il primo dovere di chi dà consigli a un uomo infermo che segue una dieta nociva alla salute è quello di cambiare sistema di vita.
Le altre indicazioni verranno solo se egli accetta con convinzione queste disposizioni. Se invece non vuole lasciarsi convincere, un vero uomo e un medico che si possa stimare tale rifuggiranno dal dargli altri consigli, perché chi continuasse a fare ciò sarebbe tutto l'opposto. Sarebbe tutto l'opposto di un vero uomo e di un esperto di medicina. Direi che è calzante questa lettera. Lo stesso vale anche per lo Stato, sia quello in cui uno solo ha il potere, sia quello dove molti comandano. In effetti, se lo Stato procede sulla retta via, come si deve, e ha bisogno di qualche utile consiglio, sarebbe una scelta intelligente darglielo, dato che si tratta di gente per bene. Ma io chiamerei uomini senza dignità chi accettasse di dare suggerimenti a quei politici che sono completamente fuori strada per quanto riguarda la giusta forma di governo e non vogliono rimettersi in carreggiata per nessun motivo, ed anzi obbligano i loro consiglieri a non modificare le loro attitudini e a lasciarle come sono, pena la sparizione, forzandoli a prendere decisioni finalizzate alle loro voglie e ai loro desideri, per vedere in qual modo questi possano essere soddisfatti sempre più agevolmente e prontamente. Viceversa, chiamerei vero uomo chi non accetta di dare consigli in queste condizioni. Attenendomi saldamente a tale criterio, quando uno chiedesse il mio parere sui problemi più importanti della sua vita, ad esempio l'acquisto di beni materiali o la cura del corpo e dell'anima, se mi risulta che egli vive giorno dopo giorno secondo una certa regola e una volta orientato è disposto a seguire le indicazioni che gli si danno, ben volentieri io gli darei consigli e con lui non mi fermerei a un rapporto superficiale. Invece io non andrei mai di mia spontanea iniziativa da un consigliere a consigliare uno che non sente affatto il bisogno dei miei suggerimenti e che chiaramente, quando anche li ricevesse, non ne farebbe tesoro in alcun modo. Neppure se fosse mio figlio lo forzerei in tal senso. Se fosse uno schiavo, però, gli darei ordini e pur contro la sua volontà lo obbligherei a eseguirli. Dunque, caro sindaco, non le do alcun consiglio perché lei rappresenta tutto il peggio dell'umana sofferenza, la sordità, la cecità, l'assenza di colore, di sapori e suoni che rendono lei e i suoi cortigiani e il partito che rappresenta l'inferno sceso su questa terra. Siete odiosi. La richiamo, consigliere, alla questione che stiamo trattando. Basta con gli insulti. Allora, consigliera, si guardi gli articoli 46 e 62 del regolamento. Lo farò, la finisca, se no le tolgo la parola, grazie. Allora, mi dia un secondo che li leggo, può sospendere il tempo? Mi può sospendere il tempo, li leggo? Può sospendere il tempo? Può sospendere il tempo? Può sospendere il tempo, presidente? Perfetto. Grazie Presidente. Allora, solamente per chiudere la precedente mail, le dico che era tratta dalla lettera di Platone ai Siracusani, quindi non è che proprio fosse una libera interpretazione dello scrivente Alessandro Pirrone. Lei mi ha chiesto di leggere l'articolo 46. Lei mi ha chiesto di leggere l'articolo 46, glielo recito, comma 1. Il vice sindaco e gli assessori hanno il diritto e, se richiesto, in relazione agli argomenti da trattare, il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle sue commissioni senza diritto di voto. A questo punto io mi appello all'articolo 46, comma 1, e pretendo in aula la presenza dell'assessore scozzese. No, assessore scozzese. No, le dico che le ha parlato di tutto e di più, dall'ambiente ai giochi, quindi dovrebbe essere tutta la giunta qui. Lasci proprio stare. Ha ragione, allora comma chiedo 2, tutti e 12 gli assessori, 2. Grazie, ha ragione. La presenza di tutta la giunta, grazie. Le chiedo di sospendere, quantomeno in attesa dell'arrivo dell'assessore scozzese, visto che l'articolo 46,1 richiede, se lei si attiene al documento del bilancio, non alle lettere o letterine a Babbo Natale, va le bene? Le bruciano un po', vero, queste letterine, vero? Effettivamente sì, ha offeso il suo sindaco chiamandolo Babbo Natale. Presidente, chiedo la presenza dell'assessore scozzese che in base all'articolo 46,1 del regolamento è obbligato a sedere tra i banchi della giunta.
Assessori, per quanto mi riguarda... L'articolo 46,1 recita che gli assessori hanno il dovere, se richiesto in ordine agli argomenti da trattare, di partecipare alle sedute del Consiglio. Il dovere, Presidente, non è opinabile. Se fino adesso abbiamo trattenuto, ci siamo trattenuti, adesso io pretendo l'applicazione dell'articolo 46,1 e pretendo la presenza dell'assessore. Grazie. Ovviamente le chiedo di sospendere il mio tempo. Lei non ha letto neanche l'altro. 62. Perché io potrei togliere la parola. L'articolo 62 recita, no, al comma 2. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o argomento in esame e non sono ammesse divagazioni. Quindi continui per piacere. Perché tanto, come dire, i temi sono tanti, grazie. E proprio perché finché i temi sono tanti, Presidente... Finché non arriva l'assessore al bilancio. Presidente, fin tanto che non arriva l'assessore al bilancio le chiedo di sospendere, grazie. Ha sospeso il mio tempo, Presidente? Presidente, le ho fatto una... Grazie, ha sospeso il mio tempo? Grazie Presidente. Allora se lei mi rispondesse io non replicherei questa domanda 7 volte ogni volta. Grazie. Siamo in sospensione. Grazie Presidente. Prendo atto, mi dolgo ovviamente dell'assenza dell'assessore scozzese durante una sessione così importante per la città di Roma. Continuo. Caro Sindaco, in queste ore si sta discutendo in Assemblea Capitolina il bilancio 2015, attinente, articolo 62. Il bilancio 2015 della nostra città è l'occasione, e l'occasione è quanto mai opportuna, per riflettere sul futuro della città e sulle speranze dei cittadini. Caro Sindaco, senza troppi giri di parole, Roma è sporca. È in difesa da criminali di qualsiasi tipo, tema sicurezza. I tributi comunali, bilancio, non sono equi e spesso penalizzano i più deboli. I servizi sociali, servizi, sono stati per anni un business per gente senza scrupoli. Il lavoro da fare è moltissimo per restituire ai cittadini l'orgoglio di sentirsi romani. Lei ha tante responsabilità, tante pressioni, ma anche un potere bellissimo. Può tramutare in realtà ciò che gli altri sognano di realizzare. Tanti nuovi amori potranno nascere se Roma non farà la stupida, ma se si presenta male e bastano un gruppo di ubriachi olandesi per ferirla a morte in poche ore, come potrà continuare ad essere la città eterna? E infine, in aula consiliare, non dia sempre le spalle a Giulio Cesare. Ogni tanto provi a guardarlo negli occhi e gli chieda: ma anche tu, Giulio, al mio posto avresti fatto la stessa cosa? In bocca alla lupa, Riccardo Simone. Un'altra. Caro Sindaco, colgo questa intelligente occasione offerta dal Movimento 5 Stelle per domandarle delle biblioteche comunali. Biblioteche è una istituzione che fa parte di una delle delibere delle partecipate, quindi attinente. Io l'ho votata e speravo davvero in un cambiamento. Poi lentamente mi sono dovuto arrendere all'idea che il cambiamento sperato non sarebbe arrivato, anzi. Ma voglio entrare nel merito e chiederle se ha veramente mai fatto un pensiero un po' più lungo di quanto ha scritto nel suo programma sulle biblioteche comunali. Spero sappia che questo ente strumentale, voluto a suo tempo da personale e cittadini e Gianni Borgna, non ha mai contribuito al deficit del Comune di Roma, avendo un bilancio sempre in pareggio. Allora mi chiedo e le chiedo, ha sentito cosa pensa l'assessore scozzese di questo servizio? Perché lo tratta come fosse una delle tante indebitate partecipate del Comune? A nome di tanti cittadini che usufruiscono di questo servizio, le chiedo di rivedere con attenzione la sua politica nei confronti delle biblioteche comunali. Ciò che servirebbe davvero non sono i tagli che il suo assessore propone e quelli 3 milioni di euro già fatti dal 2012 in poi, ma lavorare insieme per trovare risorse anche private e assumere dai concorsi chiusi per istruttori culturali. Controlli e vedrà che è tutto vero. Antonio Trimarco Corviale. Ancora. Questa ci piace. Rapida, veloce. Due domande. Daniele Giovannini. Perché non mettere a frutto e o valorizzare tutti i patrimoni del comune, anche e soprattutto immobiliari, invece di abbandonarli e o svenderli? Non siete capaci di farli fruttare? Se è così, perché non vi dimettete tutti? Ci sta una divagazione. Due. Non si vergogna a permettere che la CEA stacchi l'acqua ai morosi? Servizi.
Lo ripeto, non si vergogna a permettere che l'ACEA stacchi l'acqua ai morosi? È acqua, mica wifi. In tutto il mondo nemmeno ai pedofili in carcere si negua l'acqua, ma a Roma caput mundi, a Roma città aperta e con il sindaco de sinistra, la staccano le famiglie povere, magari pure con i figli piccoli. Altro che amore conta, amare i conti semmai, è sicuro che non si vergogna. Caro sindaco, qui abbiamo servizi che sono di mobilità. Caro sindaco, provi a diventare un cittadino qualunque a prendere la macchina per recarsi in ufficio dovendo percorrere solo 12 km impiegandoci, se tutto va bene, 50 minuti. Mettendo da parte la mia difficoltà nello stare in posti affollati quali mezzi pubblici nelle ore di punta, da Talenti al Fleming l'unico autobus che si può usare fino a un certo punto è il 69, che però, non avendo corsie preferenziali, impiega lo stesso tempo dell'auto privata, oltre ad essere preso d'assalto e peraltro imbocca la tangenziale in direzione Stadio Olimpico. Alla fine di questo piacevole tragitto ci sono da fare altri 2 chilometri a piedi da via di Tor di Quinto per arrivare alla mia meta, che sono veramente piacevoli da fare in caso di shopping, ma non per raggiungere il posto di lavoro. Prenda la macchina, sindaco, e si troverà immediatamente dentro un videogioco. Dovrà percorrere strade con buche da schivare, attraversare, visto che le caditoie e le strade non vengono pulite, torrenti d'acqua quando il buon Dio manda solo 2 gocce di pioggia, farsi il segno della croce che non ci sia mai un mini tamponamento per non scendere di velocità sotto i 30 km orari, che va bene la prudenza, ma così è eccessivo. Ora che ha perso i primi 50 minuti della sua giornata in un fantastico Camel Trophy, chiuda gli occhi e pensi che dopo 9 ore il tragitto di ritorno è lì che l'aspetta. Adesso moltiplichi tutti questi minuti per tutti i giorni della settimana, poi del mese e dell'anno. Ah, dimenticavo, nel mio fantastico Camel Trophy giornaliero vissuto nella mia 500 ci sono anche le buste di differenziata che mi porto dietro perché, caro sindaco, per cercare di fare il mio dovere civico come è giusto che sia, non si possono e non si devono lasciare rifiuti fuori dai cassonetti quando questi sono pieni, perché ognuno di noi deve contribuire a non incrementare i disagi collettivi. Ma lei realizza come si può stare in macchina di prima mattina con quel dolce odore di avanzi della sera prima? Caro sindaco, in queste mie righe le ho evidenziato 3 delle spese a cui in modo puntuale contribuisco, ma di cui non usufruisco: la manutenzione delle strade, i mezzi pubblici e la nettezza urbana. I videogiochi sono dei passatempi in cui si ha soddisfazione di accumulare vite virtuali, ma nella realtà la vita è una sola e mi è stata donata per viverla e non per essere un Pac-Man. Cordiali saluti, Raffaella Bellucci. Pierluigi De Santi. Mi rivolgo a te, o scranno vuoto, perché sento che potresti meglio capirmi. La tua seduta orfana è la plastica visione del fare di alcuni frequentatori di quest'aula. La mia voce sarà come quella di colui che grida nel deserto, non perché ho da darti dei consigli, ma perché quanti dovrebbero occuparti sono presi da altri giochi invece di ascoltare le voci di quanti stentano ad arrivare, non più alla fine del mese, ma neppure alla sua metà. I tuoi occupanti avevano promesso meno di 2 anni fa di lavorare per il loro bene. Abbiamo visto e letto come si sono impegnati in questo compito. Tu, mio caro scranno vuoto, non conosci il mondo di mezzo, non conosci Affittopoli, non conosci il traffico illecito di rifiuti speciali, non sai della vendita in Tunisia degli abiti usati dei cassonetti gialli destinati alla gente bisognosa. Quante cose non sai. Consolati, perché anche chi guida tutti gli altri scranni vuoti, poverino, non ne sapeva nulla. Il suo gnorri in merito mi fa ritornare in mente quello che diceva il Giusti. Ah, intendo, il suo cervello, Dio lo riposi, in tutt'altre faccende affaccendato. A questa roba è morto e sotterrato. Pierluigi De Santi. Caro sindaco, come papà di un bimbo di 5 anni sto ancora aspettando la famosa città a misura di bambino, servizi. Finora sei stato un sindaco assente, a Roma vedo sempre più macchine, sempre più mondezza, sempre più criminalità, sempre meno civiltà. Ti chiedo gentilmente di andartene per rispetto di quei bambini che hai deriso, facendo credere ai loro genitori che Roma potesse cambiare. Dovevi avere il coraggio di imporre un cambio di rotta e stai puntando dritto, invece, come i tuoi predecessori, verso uno scoglio che ci farà affondare. Un papà, Andrea Severini. Caro sindaco, ancora servizi.
Vivo a Ottavia, nel municipio 14. Sono una mamma che, come ogni genitore, si preoccupa ogni giorno di costruire un futuro per i propri figli. Sogno una città a misura di bambino, quella che sognava anche il sindaco, in cui si conservano con cura gli spazi verdi, in cui le scuole non sono pericolanti, in cui gli anziani non sono soli, in cui le diversità sono considerate ricchezze. Sogno strade pulite e parchi pubblici sicuri. Sogno un sindaco che si adoperi ogni giorno per il bene dei cittadini. Raffaella Agus. Ancora servizi. Caro sindaco, le scrivo questa lettera perché per la prima volta da quando sono nato ho la certezza che le verrà recapitata. Roma è la città più bella del mondo e ha così tante ricchezze che quando sento che ha problemi economici rimango esterrefatto. Negli anni Roma è stata spolpata fino all'osso da tutti quelli che hanno avuto ed hanno ancora il potere economico e politico. E chi ha avuto l'onore di sedersi su quel trono dove lei siede ora si è sempre guardato bene dal contestare quanto accadeva, anzi, ha favorito tutto agevolando con delibera ad hoc. Per avere un bilancio sano, questa città ha bisogno soltanto di onestà, competenza e volontà. Chiunque può capire che svendere i beni di Roma non può essere la soluzione, persino lei. Svendere poi per cosa? Per sopravvivere qualche mese? Per pagare qualche rata di mutuo? Per cosa? Non sarebbe più conveniente ed auspicabile valorizzare ed utilizzare strategie produttive per far ripartire questa città che non aspetta altro che un segnale da chi la governa per riprendere la giusta via? Non credo che lei possa essere la persona adatta, ma giusto perché ci sono vorrei ricordare a lei e ai politici come lei che il mondo reale è un'altra cosa e voi purtroppo non lo conoscete affatto. Quando un sindaco si preoccupa di cambiare il logo e la scritta storica che ci portiamo avanti da qualche annetto, invece di pensare, e qui ancora servizi, invece di pensare che abbiamo un servizio di trasporto pubblico da quarto mondo, servizi essenziali azzerati, strade dissestate sporche, sprechi a dismisura per accontentare i potentati di turno, scuole fatiscenti, parchi per bambini di scarica e senza sicurezze, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a mafia capitale. Ma di cosa vogliamo discutere? Già questo dovrebbe bastare a far capire che la realtà è un'altra cosa e spero possiate iniziare a prenderne atto. Avrei molte altre cose da dire, ma devo attenermi alla brevità del testo. Un suo non estimatore, Alfredo Campagna. Ancora servizi. Caro sindaco, la mia strada nel quartiere Conca d'Oro viene pulita, se va bene, una volta al mese. Sul marciapiede, pieno di buche, sconnesso e senza scivoli per disabili, giacciono da oltre un anno tronchi di alberi che il servizio giardini ha abbattuto senza rimuoverli. All'angolo della strada sono perennemente parcheggiati camioncini di venditori ambulanti. I cassonetti di fronte al mio palazzo traboccano. Sui marciapiedi di fronte ai cassonetti ci sono divani, materassi, letti. Ogni 5 minuti qualcuno va a frugare nei cassonetti. Gli ubriachi presidiano le panchine del giardinetto alla fine della mia strada. I cestini del giardinetto vengono svuotati, se va bene, ogni 3 mesi con cumuli di sporcizie indicibili. Le macchine sono parcheggiate ovunque in doppia, tripla fila sui marciapiedi. Il Parco delle Valli è diventato un mega campo nomadi da cui tutte le sere si alza il fumo malsano di diossina che viene dai cavi di rame bruciati. Questo non è un incubo, è la sua città. È la dimostrazione di come quella che era una zona tranquilla, residenziale, sia diventata il drammatico simbolo di una città abbandonata al degrado e al malaffare. Giulia Sutton. Ancora servizi. Caro sindaco, o disservizi, mi chiamo Roberta e sono una mamma romana di 33 anni. Volevo ricordarle che i nostri bambini saranno gli adulti del futuro e la loro crescita e la loro salute è responsabilità di tutti noi. Nei singoli quartieri mancano spazi dove i bimbi possano giocare in libertà e sicurezza, dove possano respirare il profumo dell'erba. La nostra bella città è invasa dalla spazzatura e il degrado non può essere l'immagine di una capitale storica agli occhi del mondo. Lei può fare molto per riportare Roma al suo terno splendore, se lo ricordi e buon lavoro. Roberta Della Casa. Ancora servizi. Caro sindaco, purtroppo dopo aver visto città europee come Londra, Parigi, la mia Roma dove sono nato è lasciata all'abbandono e al degrado. L'unica cosa che vedo ora in questa città è la corruzione e lo sperpero di cose inutili, soldi dei cittadini onesti, come la nuvola dell'Eur, che potevano servire per ultimare i lavori della metro C. Le tasse sono divenute pesanti, ma per cosa poi? Per non avere nessun servizio pubblico. Nel mio quartiere, la Garbatella, l'immondizia nelle strade è diventata insostenibile. Non ci sono servizi che funzionano.
E ogni dipendente pubblico non fa il suo lavoro, ma non solo per la svogliatezza o per altre cose personali, ma perché non c'è chi li organizza e li guida o chi gli dà la carica per avere una città migliore. E perché non c'è nessuno? Perché il comune non fa nulla e non interviene sui dirigenti del municipalizzate. Ma questi problemi ormai sono vecchi e tu, caro sindaco, li conosci perché il Movimento 5 Stelle tutti i giorni te li ricorda. E perché non fai nulla per far diventare questa città come Londra o Parigi? Grazie, il cittadino Patrizio Di Sciacca. Ancora servizi. Se governasse una forza politica onesta, noi cittadini potremmo vivere in una città meravigliosa. Io vorrei fare una sola domanda. Perché siamo costretti a vivere in una città piena di immondizie, buche, con persone che non possono permettersi una casa e gente che continua ad arricchirsi sempre a discapito delle povere persone? Io chiedo solo una cosa. Perché? Scuola. Caro sindaco, prendere atto che un paese come il nostro è quasi il fanalino di coda di questa Europa quando vanta ricchezze ogni dove, come quella della nostra città definita un museo all'aria aperta, suscita indignazione e severo rimprovero dell'insostenibile incapacità di saper sfruttare le nostre ricchezze. Qualche piccola domanda che si aggiunge alle tante di oggi. 1. Perché investiamo così poco sui nostri bambini, il futuro del nostro paese? Mia moglie peruviana, logopedista specialista nei disturbi di apprendimento e qui in Italia maestra montessoriana e di sostegno, mi racconta incredula di come nel suo paese natale, alle elementari, hanno un team di insegnanti dedicato a sviluppare le capacità dei bambini e prevenire i problemi. Maestra più assistente più insegnante di sostegno, specialista nel linguaggio e apprendimento, specialista psicomotoria, psicologa, eccetera. Con 2 lingue straniere ed informatica, con tanto di laboratorio della prima elementare. Come potranno i nostri bambini competere con paesi definiti del terzo mondo che adottano questo sistema? 2. Perché parte del patrimonio immobiliare non viene affittato a prezzi di mercato? 3. Perché parte del patrimonio immobiliare è sfitto o lasciato in degrado? Presidente, posso chiedere un po' di silenzio, per favore? Posso chiedere un po' di silenzio? Grazie. Avevo chiesto ai presenti di rimanere seduti ai propri posti. Sto parlando con il pubblico in aula. Lo chiediamo. Finiamola con i capannelli. Lo chiedo per rispetto a chi ha scritto di servizi. Chiedo alla polizia locale di intervenire, per piacere. 3. Devono uscire fuori, non possono creare problemi. Grazie. Grazie, presidente. Perché parte del patrimonio immobiliare è sfitto o lasciato in degrado? Non si può darlo in concessione, per esempio, a validi progetti che creano posti di lavoro o sono portatori di progetti sociali, invece di lasciarlo spesso in uso a improbabili e non qualificati custodi, nel migliore dei casi? Allora, un'altra sui servizi, ce ne sono? Questa. Quanto tempo ho ancora, presidente? 7 minuti. 7 minuti. 7 minuti. Questa. Illuminazione pubblica. Servizi. È attinente. Articolo 62. Signor Sindaco, ho visto una sua conferenza stampa in cui lei elencava le azioni che intraprenderà per dare luce e decoro alle periferie di Roma, periferie anche. Ebbene, so perfettamente che di mail con questo tenore ne riceverà decine se non a centinaia, ma voglio comunque darle un suggerimento. Non è spostando i San Pietrini da una via del centro a una piazza della periferia che si risolvono i problemi. In effetti noi questo non l'avevamo mai pensato. Segua un mio piccolo consiglio. Quando visita le periferie, lo faccia all'insaputa degli amministratori locali. Vedrà che sarà tutto diverso, perché non ci sarà stato nessuno a lucidare le strade ed a far sparire per 2 ore lo scempio, che altrimenti potrebbe vedere con i suoi stessi occhi. Si faccia un giro nelle periferie la sera e si accorgerà che su 100 lampioni di illuminazione pubblica, almeno la metà sono spenti. Si faccia un giro quando piove per qualche ora e vedrà quante strade si allagano per un po' di pioggia e quanti alberi cadono perché non sono potati da anni. Provi a farsi un giro con la sua bici nelle periferie e vedrà che alla fine sarà molto felice di aver contato centinaia di buche. Segua questo piccolo consiglio e vedrà con i suoi occhi la città sotto un'altra luce, anzi, un altro buio. Cordialmente, Filippo Linzitto.
Tasse. Caro sindaco, aveva detto di non alzare le tasse perché l'addizionale IRPEF comunale e regionale di cui nessuno parla è raddoppiata da 1,70 a 3,30. Perché? Servizi, mobilità. Caro sindaco, per il bene di questa povera città, blocca la metro C a San Giovanni e tutti gli altri collegamenti facciamoli col tram. Un chilometro di tram costa molto meno di un decimo di un chilometro di metro. È più moderno e non si deve andare sottoterra, ma ci possiamo godere Roma. Invece di continuare a bucare per nove linee, ripariamo, aggiustiamo e puliamo e rendiamo decorose le linee esistenti. La fermata di Concadoro, nuovissima, cade già a pezzi, ci piove dentro. E i costruttori hanno avuto centinaia di milioni di premio. Abbiamo uno strano concetto a Roma. Non fare lo stadio della Roma, sono milioni di metri cubi di cemento che fanno solo male alla città. Troppo tardi, mi sento di dire, l'aula ha già deliberato. Ritira la candidatura alle Olimpiadi. Gli eventi speciali sono anche furti speciali e le ferite profonde nel tessuto urbano, vedi Italia 90, i campionati, i mondiali di nuoto, eccetera, eccetera, restano. Perché perseverare nel disastro? Talvolta al buon senso proprio nelle piccole cose, vedi? Roma ha bisogno di respirare, di poter vivere in pace, di essere una città normale dove si fa manutenzione e ci si prende cura della qualità della vita dei suoi abitanti. Marina Fresa. Vediamo ancora questo. Personale. Caro sindaco, ti scrivo per dirti che gli istruttori amministrativi facenti parte della più grande procedura concorsuale romana vogliono essere avviati al lavoro. Abbiamo superato un concorso e non possiamo essere chiamati in 20-30 all'anno, solo i vincitori sono 300. Le carenze sono tante, sa benissimo che il turnover può essere ampliato e può ridurre ancora di più sprechi e privilegi se mancano i soldi. Non ci deluda e rispetti l'articolo 97 della Costituzione. Capunzo Rosaria. Ancora, scuole. La nuova organizzazione che stanno mettendo a regime sta creando grossi problemi a discapito dei piccoli utenti e di una scuola di eccellenza fino a ieri. Siamo 6.000 insegnanti, mamme e mogli che non riescono più a lavorare con la serenità dovuta. Grazie. Servizi vari. Caro sindaco, ti scrivo. Metti degli altoparlanti con musica per tutta Roma, così almeno le buche le prendiamo con più ritmo. Ti ringrazio di aver messo buona parte di Roma al buio, perché così i ladri possono svolgere più agevolmente il loro lavoro. È bello girare per tutti i quartieri e vedere che l'immondizia è distribuita per terra in modo indifferenziato. Metterei poi un po' di corrente ai tornelli della metro per fare in modo che chi scavalca faccia un viaggio elettrizzante. Nei gabbiotti della metro non c'è mai nessuno. Ti consiglio di mettere dei manichini con il tuo viso, magari qualcuno si sensibilizza e paga il biglietto. Credo che stai gestendo la nostra città in modo veramente chirurgico. Maura Alabiso. Ho ancora pochi minuti a disposizione e purtroppo non riesco a leggere le altre mail che ci sono arrivate, ma che preannuncio, come peraltro ho già detto, e annunciato alla stampa che tutte queste mail saranno fotocopiate e consegnate al sindaco oggi assente. Perché riteniamo fondamentale far sentire la voce dei cittadini? Perché quello che noi diciamo in aula, quando veniamo in aula e parliamo a voi, non sono cose che ci inventiamo, ma sono cose che tutti i cittadini vivono ogni giorno. E forse è il caso, proprio perché voi siete la maggioranza assente, colpevolmente assente, e la giunta colpevolmente assente e chi è presente beatamente al telefono, visto che voi siete la maggioranza e state governando Roma, forse è il caso che iniziate a governare sul serio, che iniziate a pensare ai servizi che dipendono dal bilancio, articolo 62 sono in tema, perché quando parlate di tagli, di mancati peraltro trasferimenti dallo Stato e dalla Regione, o iniziate a pensare di trovare le risorse andando a tagliare gli sprechi, o inevitabilmente quello che farete anche nel 2015, dopo averlo fatto nel 2014, saranno ulteriori tagli ai servizi e ulteriori tasse e aumenti tariffari.
Su questo il TAR vi ha bocciato già due volte per la ZTL e per gli asili nido, ma voi l'avete rifatto, sordi, completamente sordi. Quello che pensiamo è che se voi foste presenti quando si parla di bilancio, quando si parla di qualunque cosa in quest'aula, forse si potrebbe sviluppare un dibattito tra maggioranza e opposizione, un dibattito anche costruttivo che permetta di migliorare le delibere che sono in discussione. Diversamente, quello che vediamo è che voi venite in aula quando c'è da premere il tastino. La invito a concludere. Vado in conclusione, Presidente, sono in conclusione. Quello che vediamo è che voi venite in aula quando c'è da pigiare il tastino e vi limitate a fare quello che la Giunta vi ordina, sia esso un buon provvedimento o un provvedimento mediocre o purtroppo un provvedimento molto, molto brutto. Vi invitiamo, visto che il 2015 sta iniziando, a voler ampliare le vostre facoltà e voler sfruttare appieno quello che è la capacità e la facoltà dei consiglieri di effettuare attività di indirizzo e controllo dei poteri della Giunta, partecipando al dibattito e non trincerandovi dietro le vostre assenze e pigiando i tastini in base all'orientamento del pollice del vostro capogruppo, ma ascoltate i cittadini. Grazie.